le stelle più luminose dell'edizione 2017 del Festival di Musica Classica George Enescu di Bucarest annoveriamo Maxim Vengerov, violinista israeliano nato in Unione Sovietica. Qui esegue al Teatro Ateneum di Bucarest un recital del compositore belga César Franck. Vengerov è un grande appassionato del compositore George Enescu, grande violinista, pianista, direttore e insegnante. Era un grande spirito. Tra le altre cose, le sue capacità didattiche erano probabilmente la qualità migliore, perché ha prodotto un'intera generazione di violinisti, come Yehudi Menuhin, Ida Handel, Arthur Grumiot. E un'intera generazione che ha ispirato un'altra generazione ancora. Il musicista catalano Jordi Savall si è già esibito al Festival Enescu. È uno specialista di musica medievale, rinascimentale e barocca, molto apprezzato dal raffinato pubblico di Bucarest. La gente sta davvero ascoltando la musica e l'ascolta in modo molto intenso e con grande sensibilità e calore. Penso che questo, per un musicista, sia il meglio che ci possa essere durante un concerto. Savall si è esibito in due serate del festival. Qui suona con l'orchestra Le Concert des Nations, conosciuta per il suo repertorio che svaria dal barocco al romanticismo. Jordi Savall fa parte anche dell'ensemble Esperion 21. Si sono formati a Basilea in Svizzera all'inizio degli anni 70. Suonano su strumenti storici il loro repertorio di musica antica. Patricia Kopaczynskaja è una violinista austriaca di origine moldava, vive in Svizzera. All'Enescu Festival ha suonato il concerto per violino, composto da Gheorghi Ligeti, compositore ungherese di musica classica contemporanea. La violinista, già affermata da appena 40 anni, ha molti compositori contemporanei nel suo repertorio. Questa è la base di quello che gli artisti devono fare, soprattutto per la cura della musica contemporanea. La prossima volta che mi invitano, vorrei suonare la musica contemporanea della gente di qui, anche insieme a giovani studenti. Nel weekend di chiusura del festival si è esibita l'orchestra olandese Royal Concert Gebouw Orchestra, diretta dall'italiano Daniele Gatti. Il concertista è il violinista romeno Liviu Prunaru. Hanno eseguito composizioni di Carl Maria von Weber, George Enescu e Sergei Prokofiev. Il violinista Liviu Prunaru ha vinto numerosi premi e ha ottenuto riconoscimenti internazionali nei più prestigiosi concorsi in tutto il mondo. In tre settimane il Festival Internazionale George Enescu ha presentato circa 3.000 musicisti, tra cui notevoli star internazionali.